La provincia di Benevento non va cancellata e noi ci difenderemo con le unghie e con i denti. Chiamerò la mobilitazione sicura che stanno già più avanti di me, i nostri sindaci e le nostre popolazioni. Avverto il polso, la sensazione di uno sdegno profondo che cresce sul nostro territorio verso una cancellazione che è veramente priva di senso. Ci vogliono ritrasformare in cittadini di serie B. No, grazie. Noi vogliamo mantenere la nostra autonomia di governo legale, non ce l'ha negata nessuno, ne abbiamo diritto. Io ritengo che questo sia un provvedimento illegittimo e anticostituzionale. Ne abbiamo le scatole piene di questa politica, di questo modo di fare e di interpretare la nostra Costituzione. È il contrario. La Costituzione stabilisce quello che deve fare e la politica si adegua e opera nell'ambito della Costituzione. E allora noi faremo anche i nostri referendum popolari, i nostri consiglieri, faremo sentire la voce del nostro popolo. Dovesse partire un'operazione di cancellazione, noi ci mobiliteremo perché la Regione, nella sua autonomia e sfruttando le facoltà costituzionali, ripristini i comuni che dovessero essere cancellati. Noi non molleremo di un tito, non molleremo di un passo. Stamattina qualcuno mi ha detto che sulla bandiera della provincia di Benevento, sul labbro della provincia di Benevento, volevano mettere un nastrino nero. Ho detto di no, che noi non siamo morti, non il nastrino nero, ma metteremo il simbolo delle forche caudine, scenderemo in campo con tutte le nostre forze.